Ma che polemica è? Ma davvero? Io mi tengo veramente su De Rossi le reazioni bellissime della piazza che ha. Una, per l'ennesima volta ha riconosciuto in Daniele De Rossi un emblema non soltanto della Roma ma dei romanisti. Il gesto che ha fatto vederlo in curva a me mi ha commosso. No, è stato molto bello. Sì, commosso adesso non esagerare. Io mi immagino Cotumaccio che si chiude in bagno a piangere. No, a me ha fatto fare una risata di cuore. Si può commuovere anche senza piangere in bagno. No, la commozione prevede la fuoriuscita di lacrime. No, non sempre. Anche il trasporto emotivo sempre. Ti fa fare un sorriso di gioia. No, non esagero, mi ha fatto piacere, mi ha fatto commosso, ti ha emozionato, ti ha coinvolto. Ma affari tua, fai di quello che gli pare. Io sono secondo me. Lo sai che è melodrammatico. Ma è un insensibile, ma no, ma che fa finta, ma lascialo perdere. Faccio i complimenti a Ronaldo per 200 milioni di follower. Ti sei commosso anche per questo? No, per questo no, onestamente. Cioè l'ho invidiato, che anche io li vorrei, però ne ho un po' di meno, non 200. Ronaldo, tagli di sta coda. Sì, infatti, basta, soltanto io posso portarla. No, io vorrei dire una cosa, ne approfitto, perché ieri è sbarcato a Cagliari il tal Gaston Pereiro, che è un ragazzo, un calciatore che il Cagliari ha acquistato dal PSV Eindhoven. Vorrei fare un applauso alla sua lucidità perché Gaston Pereiro ha dichiarato ai cronisti presenti: sono molto contento, sapete che c'è questo feeling di essere a Firenze, no, penso, non hai capito, no, c'è questo feeling storico, no, tra il Cagliari e i calciatori uruguaiani. Io sono contento di essere arrivato perché il Cagliari, insomma, nella sua storia ha avuto tanti giocatori uruguaiani tipo Francescoli, tipo O'Neill, tipo Deli Valdés. Il signor Deli Valdés che ti sei bevuto? Gli hai detto Panama. Ma perché? È stato il giocatore in Uruguay? Il calciatore più forte e più Panama. Rappresentativo perché? Di Panama, che non mi risulta essere esattamente l'Uruguay. Forse l'hanno consigliato male perché non sapeva, ecco, che di Ma forse era da Barza sotto mentite spoglie. Noi è stata una cosa vergognosa. Certo. Ti pare che già stava qua col jet privato. Gaston Pereiro non te convoco nella selezione. Questa è dura, Non ci puoi mettere un Panama. Che i panamesi non fanno schifo. No, adesso schifo, non offendiamo i panamensi cortesemente. Tabarez, quantomeno perché non è politica lì. Mi si stressa. Chi mi assesta ste colpe? Comunque, errore gravissimo che avrei fatto io stesso, tra l'altro. Sì, ma se non siete sicuri di quello che dite, non dite, cioè, nel senso, caro ragazzo, fate. Vabbè, ma se ti ma controlla quando ti danno dei consigli. Quale emozione? Che ne sapete voi, l'approdo in Serie A, l'emozione di scendere a Cagliari da un aereo? Che ne sapete voi? Bellissima di essere arrivata a Firenze, ringrazio tutti i calciatori, le bandiere, no? Le bandiere tra cui ti immagini Carles Perez che arriva a Roma, ma sono molto contento di arrivare alla Roma dove ci sono stati tanti giocatori spagnoli fortissimi, tra cui Aldair, Jose Angel, Bojan, tipo Aldair. Allora no. Come Strootman, pensa che questo io mica mi ricordavo che Shaquille O'Neal aveva giocato nel calcio. No, non era Shaquille O'Neal. Era Fabian O'Neal. Comunque possono sbagliare tutti, anche i professionisti di Serie A, vedi? Anzi apprezza l'umanità di chi io sbaglia. Apprezzo l'umanità, sì, no, però faceva sorridere, fate qualche litro di meno, insomma, litro addirittura di Valdés uruguaiano. Sì, mi direi che insomma no, vabbè, comunque cambiate ghostwriter perché l'altro, questi non funzionano. Io ricordo il primo campionato di Serie A a cui, no, che cosa partecipò, assistessi esattamente, ed era il campionato delle grandi coppie. Sì, c'erano le coppie offensive. Balbo Fonseca nella Roma, Vialli Ravanelli nella Juventus, Rui Costa Battistuta nella Roma, c'era non anche male. Signori Casiraghi da quest'arte, devo dire, non era proprio nella male. Roma? Male, no, nella Fiorentina qua, Rui Costa Battistuta nella Fiorentina, certo. Che nella Roma, ha giocato nella Roma Rui Costa? Ha detto nella Roma. Ho detto no, nella Roma. Ho detto Balbo è nella Roma, Rui Costa Fiorentina, quindi ti sei attaccato male con Balbo Fonseca, Vialli Ravanelli e c'era anche andiamo al VAR. Vabbè, poi se ho sbagliato chiedo scusa. E magari Rui Costa nella Roma, insomma, sarebbe stato un bel giocatore, e c'era Deli Valdés e Lulu Oliveira nel Cagliari di? La so, di Tabárez. Di Tabárez, ed era una grande che ha scelto Deli Valdés proprio perché è dell'Uruguay, certo, allora abbiamo capito. Era lucidissimo già all'epoca. All'epoca stava bene Tabárez. Oliveira invece, noto attaccante. È brasiliano. Brasiliano, ma naturalizzato. Ammazza, questa è difficile. C'ha pure la doppia sfumatura. Me l'ha consigliata Mirko questa, ma non la so. Mi dice belga comunque. Sì, Mirko, sì, giocava nella nazionale belga. No, ma scusa, perché Mirko, perché quando interrogo Cotumaccio devi suggerire? Ma scusa, sempre. Se poi non lo ascolti perché sei la persona corretta, se incacchia. Ho capito, ho sentito. Guarda, oggi la faccio, non lo sapevano. Non lo ricordo, non posso sapere tutto adesso a questo. Tutto. Quindi stavolta non la sapevo di Oliveira. Il VAR mi corregge. Bravo Cotumaccio, era attento e ha riportato tutto. Chiaramente ricosta Battistuta nella Fiorentina. Magari, pensate che bello. Grande coppia. Ecco. Almeno qui c'era un chiaro evidente errore, quindi nella era giusto di il bar. Oddio, ricomincia questo. Il bue.
Malinowski, Claudio Ranieri. C'ero io sulla panchina viola, ero presente 94-95, appena riportata in Serie A la Fiorentina. Ah. C'era Abate che attaccante. Perché ha delle scosse, Ranieri? Mm. Beh, lui è così. Sì. Attenzione. Darvi Costa, Batistuta, ah, a Gabbiadini. Vabbè. Forse è meglio. È meglio guardare altrove. Gabbiadini Caprari. Solo Gabbiadini Caprari. Sono cambiati i tempi, d'altronde, per cui. Però mi fido di questi ragazzi. Sì, molto bene. Vabbè, mister, ci pensi su. Anzi, non ci pensi troppo. Che è meglio, forse è meglio guardare altrove. La voce l'ho già persa e non la riperderò. Ah. Questa, ma è una promessa, è una promessa che promessa fai al popolo, alla nazione. Ed è un grande peccato, perché quando si perde qualcosa è sempre gioioso. Ma no, vabbè, ho capito. Però, che bisogna sempre cercare di perdere qualcosa. Taglio la voce un po' troppo. Io ho perso il portafoglio. Ah. La gente mi diceva, anche a casa mi dicevano, mister. Mi chiamano mister anche mister a casa. Ma non sei dispiaciuto? No, ho perso il portafoglio. Perdere è una sconfitta. E quindi è un momento di gioia, un momento in cui si scoprono i veri piaceri della vita. Giampaolo sempre lucidissimo sulle priorità della vita. Ma mai poi adesso è solo, quindi è molto riflessivo. Vorrei consigliare alla Roma un giocatore. Quale? Un giocatore pronto. Sì? Un giocatore che sta vivendo un percorso evolutivo. Prego, sentiamo. Trostekong. Ma che perché? È un difensore pronto. Sta facendo benissimo. Un difensore di livello internazionale. Il suo prediletto? Il mio prediletto, l'ho preso al fantacalcio. Complimenti. Il capitano della mia squadra. Auguri Antonella e un saluto a Clelia che ci sta ascoltando. Ciao Clelia. Clelia. Ciao Clelia. Ma bellissima Clelia, brava e bella, sa cucinare molto bene. Vabbè, ho capito, vai pasturniare con Clelia, dai, per su, carità, dai, assolutamente no, anzi. Basta, mamma mia. Sono le 8 del mattino, date un contegno. Se uno oggi saluta qualcuno deve per forza pastrugnare, scusami Alessio. Tu ieri hai salutato in diretta da Augusto Ciardi tutte le over 40, non è che vuoi pastrugnarti tutte le over 40? Oddio, conoscendoti poi. Beh, tutte, insomma. Ma la Gadoni è un over 40 o no? Beh no, ancora è una. Ancora no. Perché no? Sì, c'ho 40 e mezzo. Vabbè, li ha superati, 40 e mezzo, quindi è una neo over 40. Ah, che vorrebbe di tutto la questo? La Gadoni oggi in grande forma, mi segnala. Rocchetti è impazzito per la Gadoni oggi, incredibile. Oggi ho smosso l'imperturbabile Rocchetti. È una bella calza, si può dire. Rocchetti sta anche capendo una cosa. Che una volta finito il mercato, piano piano. Sta capendo una cosa, che una volta finito il mercato dovrà dedicarsi ad altre cose, tra cui no, anche no. Si sta preparando il terreno, dice. Guardiamo che Rocchetti, quando c'è il mercato, lui proprio smette, no, di fare una determinata cosa. Di copulare. Lui smette di pastrugnare, quindi arriva a fine mercato che c'ha un'energia, una carica straordinaria. Cioè lui deve recuperare tutto il tempo perso. Peraltro, quindi è scatenato. Possiamo, Paolo, dirlo che mai come in questa sessione il mercato sta succhiando la linfa vitale del povero Rocchetti, che sta, esatto, sempre peggio. Cioè, non ha più l'energia di un tempo. Ricordiamo che ogni primo settembre, bello, e ogni primo febbraio Rocchetti è alla stregua di un maniaco sessuale, no, fondamentalmente. No! Perché deve recuperare il tempo, no, perso. Quindi è. Ed è lì che torna ad essere il ducetto della bufalotta, il comandante di Ponte Tazio. Colui che guida le legioni di Roma Nord verso la pastrugnata, no? Esatto, quindi donne di Ponte Tazio, preparatevi, perché c'è un uomo assatanato. Guardatevi le spalle. Insomma. Vabbè, un ragazzo. Si aggira affamato tra le vie. Valentina si sta dissociando da. Ma possiamo parlare un quarto d'ora dei Rocchetti affamato De Boh, secondo me, guarda, ci sono tante donne all'ascolto che si sono in questo momento emozionate. Sì, ma pensa Borelle che vi cercano di mettersi in contatto con Rocchetti, adesso il nostro centralino. Ma Rocchetti, intanto, sì, fino a domani sera c'ha da fare col mercato. Sta esplodendo, ecco, guardate, Rocchetti risponde. È lui stesso che risponde alle vostre chiamate. Quindi, donne. È arrivato Paolino. Quindi, che domani andrà in terra straniera a Milano. Con Rotino, esatto, donne, è arrivato Paolino. Da notizie di mercato. Domani strage di donne milanesi con Paolino. Domani Paolo va a Milano e parla milanese. Voi ragazzi, San Paolo. Proposito di notizie. Parlato con l'intermediario stamattina, situazione in evoluzione. Poi ho sentito Ramon. Sai che mi ha detto Ramon Verdeco? Che ti ha detto? Mi ha dato un'altra notizia. Bravo. Lo sai come lo chiamo io, Ramon? È il Cummenda di Siviglia. Bravissimo. L'ha sentito veramente ieri, Ramon? È vero, ieri una bella chat aperta con l'ex di essere romanista. Per cosa l'hai sentito? Spesso, per i fatti vostri. Anche solo per salutare.
portarlo perché gli manca. Ricordiamo che c'entra lui, scusa, gioca nel Bayer Leverkusen. Vabbè, Mendel, lascia stare Paolino, lascialo lavorare. Ah, perché all'epoca sì, l'aveva cercato. Io e Paolo, no, che abbiamo rischiato di intercettare Munci anche ad Amsterdam, sarebbe stato veramente un grande, sì, incontro quello lì, un gigantesco incontro di due tutta poster. Londra, chiedo scusa, eravamo a Londra, sì, io ormai giro questa cosa l'hai Paolino detta sette volte. Non è vero, sì, forse sette, anche no, volte è la seconda detta questa. Ma magari nove poi in realtà. Eravamo ubriachi, eccetera. No, ubriachi non lo eravamo. Questo lo dici sempre tu. Questo lo aggiungi tu. Fossimo ubriachi, è un particolare che non ricordo onestamente. Infatti, siete ubriachi, penso tutto l'arco del tempo. Eravamo a Buckingham Palace, speso, me lo ricordo, nel momento in cui abbiamo visto il cambio della guardia. Senti, ma in tutto questo non abbiamo parlato di un dramma. Quale? Quale? Un dramma per Valentina. Quella. Qual è il mio perché dramma? Perché il suo omonimo. Ha rinnovato di nuovo Cristante. Il suo omonimo è stato. Ah, sì. Come non ne avete parlato? Mi ha cazziato prima. Ha detto prima che corre un uguale. No, ne abbiamo parlato fuori io, ma ieri con Paolo in privato, non è che abbiamo parlato. Allora, perché mi ha cazziato? Scusa, non ci ascolti. Perché? Come potevo ascoltarmi se era fuori onda? Paolo, ci ho mandato che stai fuori onda, a me non ti si sente, a me mi licenziano perché ti insultalo forte in cuffia, per prego, favore. Vale, no, rispondi. Quando eravamo qui in studio prima di entrare in diretta, Riccardo, io e Paolo parlavamo di questa oggi cosa, tu, poverino, non era che, ieri, insomma, era non mi sai usare aggettivi che poi offendono le masse, non posso, poi mi richiamano, che hai dei problemi di attenzione. Stavo facendo. No, l'hai fatto dopo mezz'ora mentre eravamo già in diretta il video di Florenzi. Non si ascolta non quando dire parli, menzogne, non si ascolta. Per favore. Vabbè, chiedo scusa, parliamo di. E ti sei svegliato? Oh, ma io sto mentendo, sei ciao. Questo voce è andato proprio. Voi dovete sapere una cosa, veramente. Guardato questo, un questo è il mio sfogo accorato. Poi parte un altro attacco. No, io non è nessun attacco, è una constatazione dei fatti Alessio. E datemi un avvocato qualcosa. L'unica possibilità che Valentina abbiamo di, diciamo, confrontarci, di interloquire con Codumaccio è lo spazio della diretta, perché una volta che noi andiamo in pausa con una faccia da pesce lesso, che fra l'altro è stata anche testimoniata da una foto sulla nostra pagina Cato Codunato tempo fa, lui si attacca al telefono e comincia a vedere varie cose. Io lavoro. Passa da un paio di chiappe a un articolo di politica internazionale e lui si assenta, cioè il suo cervello si spegne, va in modalità aereo. Ah, prima fa il giro cervello, delle amiche, capito? Sì, ciao, tutto a posto, sì, ok, sempre. Che amiche? Questi chi sono? Roberto De Zerbi, Roberto cioè, De sì, Zerbi, sì, loro due, ho capito. Perché? Un contributo questo fondamentale. Qui a far giro da amiche. Dai, saluta tutte, poi guarda le foto, tutto a posto. Questa si sì. Sì. Fate... È impossibile durante, diciamo, la vita normale parlare con Codumaccio. Cioè, emerge uno scenario drammatico. Si può parlare con lui solo Codumaccio durante la diretta, perché è costretto ovviamente a non pastrugnare, diciamo, durante la diretta. Comunque Valentino Rossi al momento è stato accantonato dalla Yamaha. Sì, sì, ma io non posso rispondere a queste accuse, quindi. No, è cronaca. Le confermo, peraltro, quindi non ho nulla da smentire. Sì, Vale ha detto niente, la Yamaha lo scarica, ma lui ironizziamo con Paolo su questo, perché lui ha detto io continuo a correre, qui ci immaginavamo un Valentino Rossi corsietto in pista, dice ci sono pure io, eccomi. Sì, un'immagine di Valentino Rossi nel 2025. Che luce, no. No, guarda, no, così ci arrivi prima della retta. Però mi sono immaginato, capito, corsaetto, dicevatemi pure questa a Campina, no? Arrivo pure io. Questa gomma non performa. Non performa. Il cavallo di Tabarez. Uccio. Sì. Ma perché Uccio, parla? Uccio linguaggio. Ma perché? Il mio obiettivo è arrivato all'età dei 69 anni. Salvatore, se lo porta. L'obiettivo è non arrivare ultimo. Certo. Il portabile vecchio che sta sempre qua. Si allontani dal microfono, Rossi. Che vergogna, quindi, ragazzi. Insomma, questa è. Vabbè, comunque, in bocca al lupo al giovanissimo Valentino Rossi, sì, il quale avrà la promessa del motociclismo italiano. Al giovane talento Valentino Rossi, avrà modo di rifarsi in futuro. Esatto. Vabbè, adesso basta. Può passare da un consiglio. Ma Iannone, vabbè, niente. Ma basta. Pastrugna. Lasciamo perdere. Paolo Rocchetti, buongiorno. Buongiorno, ragazzi. Paolino. Buongiorno. Come va? Tutto bene, no, tutto meno bene. Meno male. Vogliamo salutare questo grande amico? Chi è? Chi è? È un grandissimo ospite di questa trasmissione. Io non ho parole, ragazzi. Ci sei impegnato per fare sta cosa. Pure le caricature mi fai adesso. Bella. Faccio una storia su Instagram. Assomiglia però. Sì, Mirko, se calma. Facciamola vedere. Bene, guarda, no, facciamola vedere. Io sono bene. Così importante, Madonna, per Alessio che addirittura fa. Dai, così in primo piano è terribile. Oh, bella. Chi è? Chi è? Va, fa vedere uguale anche la. Eccomi qua. Sì, voglio pastrugnare oink oink. Oink oink, che è chiaramente un po' quello il verso che fai del maiale di solito, sì, quando respiri tu. Io sono il classico maiale col microfono, questo stai dicendo, no? Beh, in effetti l'associazione viene abbastanza veloce. Basta, comunque il primo piano è abbastanza eloquente, sì. Sì, ecco, sì, beh, eccomi qua. Oink oink. Ricordiamo Riccardo Maialaccio, questo è il nostro. Maialaccio. È il nuovo ospite dello spazio Rocchetti. Ora siamo sfocati noi, però mi sto a fuoco sul vicino. Credo
credo che la foto. Comunque ricordo che il maiale è l'animale più mangiato nel più mondo. Più buono anche, anche si può dire. Buono. Il più buono. E del maiale, sottolineo, non si butta, niente. Niente. Bravo Riccardo, diciamo. Vabbè, ma non parlare di mercato, buttare minuti come al solito a dire un sacco di sciocchezze. Perché scusate, che sono le 8:33, siamo in tempo. Ah, quindi si può insultare con Tomazzi. No, si può insultare. Siamo in tempo, siamo obbligati per contratto. Ti chiami Riccardo Maialaccio tu? Così hai detto tu? No, tu ti chiami Riccardo Maialaccio. Io ho salutato questo amico, lui, che è un altro, che ci segue ed è venuto a trovarci. Ci sono degli evidenti riferimenti alla mia persona. Quali sono gli evidenti riferimenti? Intanto laccio finale, poi la cipollotta, gli occhiali. Beh, sarà una somiglianza casuale. Casuale, dubbiamente. Prego Paolino. Allora ragazzi, qui si parla di Mertens. Ho letto qualche giornale che parla di Mertens. Sì, per carità, il giocatore interessa. Il problema sono le richieste che fa lui e il suo entourage. Chiede 4,5 milioni a stagione. Una cosetta. 5 di commissione, quindi una cifra bella bella alta al momento. C'è il Chelsea che lo vorrebbe adesso, ha offerto circa 7 milioni al Napoli, Napoli che ne vorrebbe di più con l'inserimento di Emerson Palmieri nella trattativa, quindi Chelsea che vorrebbe portarlo ora a Stamford Bridge. La Roma magari per l'estate ci sta pensando. Lui farà 33 anni quest'anno, è un giocatore che sappiamo tutti importante, sotto porta forse è quello che ti serve in questo momento, ecco, da affiancare magari a Edin Dzeko, non sarebbe male come acquisto, però è un'operazione molto 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 dispendiosa al mondo. Mi sembra un'operazione molto difficile da portare mi a termine. Mi sembra proprio impossibile, quindi non accadrà. Poi? Ora la vedo difficile. Poi c'è Setién che potrebbe uscire perché Juan Jesus sta trovando difficoltà a trovare un accordo e quindi uno dei due probabilmente andrà via in prestito alla fine. La Roma voleva monetizzare dalla cessione di Juan Jesus, però si sta facendo sempre più difficile il discorso con la Fiorentina e quindi potrebbe partire anche Setién in prestito. Si è parlato di Verona, si è parlato di Samp. Da Lecce abbiamo ricevuto risposte negative dal direttore sportivo del Lecce, ci ha detto che è impossibile, quindi vediamo un po' che succede in queste ore, perché con ogni probabilità uno dei due dovrà andare via, magari anche in prestito, mi sento di dire. E poi c'è un nome che è quello di Wendell, che è uscito ieri da Sky, terzino sinistro, cercato da Monchi, molto molto Bayer vicino Leverkusen, sì, Bayer Leverkusen, molto molto vicino ai tempi di Monchi nel 2017, estate 2017, è stato vicinissimo alla Roma, poi non si chiuse per sempre discorsi legati a commissioni con gli agenti. Si parlava di una cifra di oltre 10 milioni di euro. Al momento smentito tutto dall'entourage del giocatore e anche dal Bayer Leverkusen. Ieri ho parlato con un dirigente importante, diciamo, del Bayer. Del Bayer Leverkusen, sì. Che magari è stato qui a Roma. Che potrebbe essere stato qui a Roma. Per esempio, del per giocatore. Esempio, con i baffi, biondo. Vabbè per dire. Potremmo nominarlo, dai. No, non lo nominiamo. Gli vogliamo bene. Scusa, però, ma ti sei gli vogliamo sempre bene. Prima di parlare con lui, ti sei inchinato idealmente al suo cospetto? Assolutamente, sì. Lo amavo. Da bambino allo stadio mi ricordo sempre, sempre di lui. Quindi lo saluto. Stiamo parlando chiaramente di Rizzitelli. Lui, grande, sì, Ruggero. Esatto. Beh, ha giocato in Bundesliga, è vero. Anche lui ha giocato in Bundesliga. Esatto, esatto. Va bene, va bene. Quindi smentito questo nome da più parti, ovvero Wendell, brasiliano del Bayer Leverkusen. Si è riparlato di Pedro anche visto l'interesse del Chelsea per Mertens. Se il Chelsea chiude per Mertens, magari si riapre la pista Pedro. Ma è coperta comunque adesso con Carles Perez. Al momento è un no, però mi è stato detto dagli intermediari che per ora non c'è nessuna riapertura. Ok, ma al di là della disponibilità o meno del Chelsea, perché tutte e due non te li prenderesti adesso? No, io sì, io figurati, sì. Però la Roma li prenderebbe tutti e due. Cioè la Roma ha un der. Ha preso Carles Perez, prende Pedro. Ma magari dai via dall'altra parte qualcuno in queste ore. Dall'altra parte c'è Kluivert, Perotti e Mkhitaryan. Ti dai via un Perotti adesso? È facile dar via Perotti. È molto facile. Ci provano da 3 anni. 8 milioni e 9 per Perotti. Io te lo dico te lo dico adesso. Cosa? Te lo dico adesso. Calma però. Se in queste ultime 48 ore di mercato, sì. Petrachi vende Perotti e prende Pedro, faccio una statua a Petrachi qui, la facciamo insieme al centro dello posso studio dire, sì. La facciamo, cioè, insieme, porto tutto il materiale e facciamo una che statua che troneggia dietro di noi, siamo d'accordo, vi aiuto, sì,
anzi porto il cielo tutte le mattine. Cioè, se riesce a fare una cosa del genere, sì, se ci riesce, gli facciamo una statua. Io credo, per quanto riguarda il discorso terzino, visto che Florenzi è andato in prestito secco al Valencia, al momento la Roma potrebbe anche restare così, si sono fatti i nomi di Cristi del Fulham, di Faraoni. Vediamo un attimo, la Roma potrebbe anche rimanere così senza portare altri giocatori sulla fascia, diciamo. Per adesso potremmo ci siamo stabili, confermate ovviamente le le cifre dell'affare Florenzi, perché in realtà si parla di un prestito secco, quindi non c'è nessun diritto per il Valencia di acquisto definitivo, non c'è nessun diritto, quindi Florenzi a giugno torna. Beh, no, non è detto, magari il Valencia si possono accordare, ma non ci sono nessun tipo dice, di obbligo, guarda, di accordo, lo vogliamo, diciamo, e facciamo una trattativa. Però ad oggi, insomma, non ci sta sono facendo la Roma con il Manchester United per Chris Smalling. Le sensazioni sono più che positive, non positive, diciamo così, questa mattina sono più che positive. Cioè, fatta a peperini con Smalling. No, guarda, perché proprio se non firma alla fine, Paolo, io ti appendo due secondi qui, fa. Ti appendo qui tipo le lucette di Natale al due centro secondi dello studio. Fa, ecco. Due secondi fa, Valentina, qualcuno mi ha detto che le sensazioni sono molto molto positive. Appendo pure sto qualcuno. Ecco. Speriamo diglielo. Non dica la tua professionalità, peraltro straordinaria. Dipende da Smalling. Sta perdendo credibilità attraverso questa storia. Se non rimane alla fine, se sta diventando una farsa. Il carnevale di Paolo Rocchetti. È da settembre che ci sta dicendo che ci sono sensazioni positive. Lo so, però è una trattativa importante. C'erano altre cose da fare, no? Prima. Ma la Roma riscatterà Smalling con i tempi dovuti. Esatto, lo riscatterà. Basta. Diciamo così. Vabbè, insomma, però lui è in difficoltà. Lui ogni giorno è chiamato a pronunciarsi e ogni giorno deve darci le sue notizie. Beh, qualche tempo fa non erano così positive. La difficoltà positive, fa parte del suo lavoro. Se non sa sostenere, deve andare a casa. Io la sostengo benissimo. Ma la vera domanda è questa. Quindi non scocciate. Il Manchester United tiene in considerazione il fatto che la Roma ha già cacciato tre brandi? Dovrebbe. Questo sì. È il discorso. La Roma vorrebbe che ne tenesse conto. Tiene in considerazione questo credo aspetto? Di sì, perché altrimenti allora, credo di sì. Rocchetti. Comunque io su Perez non riorizzerei. E poi fammi un po' un pronostico. E se mi sbagli il pronostico, ti spezzo la gamba. Il fatto di non riuscire a rapportarsi in maniera normale si sta sfuggendo di mano. Questo era un Serse Cosmi dannato. Come mai? Si è tornato a Perugia, non so perché. Però no, non è il momento dei pronostici. Perché è un professionista e giustamente deve lavorare. Validissimo. Deve portare a casa lo stipendio, deve mantenere la famiglia, deve comunque. No? Sì, vabbè, ama anche il suo lavoro. Ama il suo lavoro, è giusto amare un lavoro così bello. Come Paolo, ama ma sei l'agente di Serse Cosmi. Ed è bello, sì, ed è bello anche tornare laddove comunque si è. Laddove addirittura si è fatto bene. Dove oggi, un professionista può anche conservare dei ricordi speciali, no? Meraviglioso. Guardiamo che Serse Cosmi ha allenato Liverani a Perugia. Questo non dimenticherei mai. Che dice il mister di questo? Mi ricordo bei tempi, pesavo 40 kg di meno. Sì, e giocavo con Baiocco. Baiocco che era che Zizi sbrizza. Baiocco era pelato con i capelli lunghi. Era un personaggio inqualificabile. Però era comunque più forte di Pedriccione. Vero. Vrizas era un attaccante e faceva un gol all'anno. Comunque più del Babacar. Per farti capire la situazione, insomma, per farti prefigurare il dramma che sto vivendo quest'anno, una cosa che non finisce mai. Quello fu veramente un miracolo, secondo me, quello di Serse Cosmi al Perugia, perché era un insieme di giocatori messi lì. No, ragazzi, è stato uno dei più grandi miracoli della storia del calcio italiano, perché io ricordo quella famosa estate, l'estate del 2000, Gaucci fece una rivoluzione a giocatori Perugia, a caso. Mandò via tutti i giocatori migliori tranne un paio, se non sbaglio, uno era Materazzi e l'altro non mi ricordo, e prese tutti i giocatori della Serie C, prese un cinese, un coreano, Di Loreto, tutti i giocatori della Serie C e un allenatore che veniva dalla Serie C sconosciuto che era Cosmi, tutti davano il Perugia come straultimo staccato. Poi la qualità della Serie A era diversa. E invece il Perugia arrivò a metà classifica e molti di quei giocatori arrivati dalla Serie C fecero un ottimo percorso, fra questi anche Liverani, che poi ha giocato nella Lazio, la Fiorentina, insomma, ha fatto una buonissima Baiocco carriera. Baiocco dalla Juventus, hai ricordato Di Loreto, anche lui era un buon difensore. Anna alla fine ci ha buttato fuori dal mondiale, quindi non era poi un giocatore così scarso. Quello è stato uno dei più grandi miracoli sottovalutati della storia del calcio italiano. Ma questo interessa poco ai nostri ascoltatori. E dunque parliamo di Fusato. E dunque
finalmente il tema di tutto questo, il tema fusato che rimane difficoltà nel prendere il terzo portiere da parte della Roma, quindi fusato al momento rimane e non va al Vitória Setúbal. Su Cristi del Fulham, che è il nome che si fa per la difesa, anche se un po' così, dai, ma come un po' così? No, in che diciamo senso, non che è un nome senso? Caldo, non è un nome caldo in porta rispetto momento, per il Messia, per Cristi. Dopo Sant'On, non è lui, Jesus, un altro. Pellegrini e Pastore. Sì. È doveroso affidarsi a Cristi, soprattutto dopo tutti questi crociati. Certo. Bonello, state zitto, non dire niente. Ha dimenticato Cristante. Comunque, c'è anche Cristante. Ha rinnovato Cristante. Cioè, Cristi e Cristante. Un altro anno. Cristi e Cristante, felice, ragazzi. Giusto a Roma, Gesù, Cristi e Cristante. Dopo i due Burdisso, Cristi e Cristante. Ragazzi, ma a Roma sta diventando veramente, guarda, pazzesco. Cioè, veramente, no, qui i due Pellegrini. Diciamo, insomma, che la gente mi ha detto uno che non ha. È rimasto uno dei Pellegrini. Ho fatto esempi del passato. Se mi ascoltassi, vabbè, dici cosa sai, Riccardo. Che non ha che contatti in queste ore con Petraghi. Chi? L'agente di Cristi. Ti dispiace? Beh, onestamente no. Non ti dispiace. Non a Cristi, non mi quindi. No, per carità, assolutamente. Okay. No. Beh, verrebbe da dire per carità di. No, però assolutamente. No, non si dice. Non si no, dice. Salutiamo Spirito Santo, che è l'agente di Cristi. No, quello di Cristi. È un allenatore. No, manca solo Spirito Santo, ecco, al posto di Fonseca in panchina. Io ho fatto ragazzi, tutto. No, veramente, sì. Sta diventando comica questa situazione. Vabbè, comica. E poi, se volete, c'è un retroscena Olmo. Dani Olmo che si è trasferito. Non lo volete? No, vabbè, non lo vogliamo. Inequivocabilmente. Non è quello. Olmo che è andato a Lipsia questa settimana. Lipsia che sta prendendo i migliori talenti d'Europa. Era stato offerto a inizio mercato alla Roma. Tre anni parla di Olmo. A 25 milioni di euro in prestito con obbligo a 25 milioni di euro. Poi c'era un discorso legato alle commissioni. Il giocatore è andato da poco al Lipsia. Allora, questo era il retroscena legato. Senti, la Roma però ha un rinforzo in attacco, perché ha voglia di che non c'è sta il Vice Dzeko. Chi è arrivato? Che la Roma non Selar. Ha preso il Vice Dzeko. È tornato Selar. A Vala Cremonese probabilmente. A Vala Cremonese. Probabilmente Vala Cremonese. Ho capito. Sì. Niente, io speravo invece. Niente Selar. È di Cremona, ricordiamo la Cremonese. Credo Selar. No, Selar non è di Cremona. No, la Cremonese, okay, è sì, di Cremona. Ah, la Cremonese è di Cremona. Penso di sì, eh. Ma pazzesca questa storia. Selar, che usa di Perugia? Mentre la Propatria è di? È di. Di Busto Arsizio. Busto Arsizio. Busto Arsizio. Busto Arsizio. Vediamo se ricordi il significato dell'acronimo SPAL. Società, intanto. E già ci siamo. Società per. Azioni. Per amanti no. Loro per amanti loro, cioè loro sono gli amanti. Operazioni ludiche. No. Società Arset Labora. Pastrugnate, anche lavorative. Ah, beh, certo, ci sono anche quelle lavorative. Anche lavorative, Paolo è grande sul lavoro. Esatto. No. Esatto. Questo è il significato. ATAC invece? ATAC. Associazione? No, vediamo. No, perché su questa no, ci sono anche canzoni. Vabbè, vai. No, per carità. Ambaradam. Prego maestro, a questo punto concluda. Maestro, fatto come Andreotti da Bergamo. Bloccato perché stavano pensando a questa. Passa così che noi ci prende un po' d'ansia. Trasporter. Ragazzi, il ritorno di Juani Turbe. Finalmente, ragazzi. Ah, ma lo stupore di Cotumazzo. La Serie A riaccoglie i campioni. A parte tutto, a parte gli scherzi, io voglio sapere, ma questo lo voglio sapere seriamente, se c'è qualche nostro amico all'ascolto. A cui manca i Turbe. Qualche fantacalcista all'ascolto che prenderà all'asta invernale i Turbe. Riccardo Cotumaccio, lo prometto. Non voglio battute, non voglio scherzi, non voglio ironie. Vi dovete dire se seriamente avete intenzione di puntare sui Turbe. No. Io Iago Falche prendo. Subito a sfondare un ragazzo. Però Iago Falche potrebbe essere già piazzato, perché comunque è stato preso in estate. È uscito dall'infermeria. Qualcuno l'avrà preso Iago Falche. Non gioca da tre anni. Si è riposato. Dai, tre anni. Solo perché, l'ha preso Sabatini. Ma non è vero. Perché non gioca. Da quando Paolo. L'ultima stagione è quella, forse. Da quando Paolo ha definito intruppone Lukaku, Lukaku ha triplicato il suo bottino. 600 gol. Ma per me rimane sempre un intruppone. Penso i giocatori di calcio sono altri. Segni come Ed Dzeko di gran lunga un altro tipo però, di giocatore. Sì, vabbè, esempio, però fa metà di coppa. Questo purtroppo è un dato. Sì. Però se giocava a basket. Sì, se Milano giocava tre palle, era un flash. Ma che è un giocatore di calcio. Avete ancora qualcosa di utile da dire? Credo di non no. Credo. Bene, credo che siano state esaurite. Il tempo è esaurito per dire di sì. La Associazione Teologica Amici Cristo. Sì, quella proprio.
proprio questa. Questa amici Cristi, quella lì. In questo Cristi, caso. Esatto, bravissimo. Io saluto il presidente del RAN comunque. Il presidente del RAN. Del RAN. Che sì. Si è appena frenzonato. Ma perché ha cancellato? Scusa. Non lo so, ci aveva dato una notizia e poi invece l'ha cancellata. Veramente assurda questa notizia. Pazzesco, ragazzi. Vabbè, è rimasto un po' male il nostro Paolino. Non si fa. Queste cose ti fanno un po' rosicare. Caro presidente, non si fa così. Vergogna. Queste cose ti fanno un po' rosicare. Presidente del RAN, ricordiamo, è Babbo Natale. E se taglia da solo l'imbelle, ma voi vi rendete poi conto? Questa battuta penso l'avremmo fatta almeno 70 vabbè, volte. Ma è il tempo comico che questo conta, stadio. Tu sta buono che ha battute idiote, guarda. No, no, io assolutamente, però almeno cerco comunque, di ripetere. Comunque, Mirko Buonocore, siamo pronti, torniamo a presentarla. Salutiamo in due. Salutiamo il nostro amico sempre che è qui la, con noi. Stai zitto, Giampaolo, devi presentare la prossima superclassifica. La superclassifica. Disfatta. La superclassifica delle devastazioni La superclassifica sconfitta. A posto così, sì. Andiamo avanti? Una tragedia, un dramma. Superclassifica posta. Abbiamo come una pecora go to match. Cosa fa il verso della super classifica post. Prego. Cos'è? Questo è Alberto Surdi che imita la pecora. Guarda che se tu chiudi gli occhi. Sì, chiudiamo gli occhi tutti. Chiudiamo. Sembra così. Amadeus. Fanno così. Il bue. Un po' Amadeus. Allora, ma come Amadeus? Lo so, ma è Amadeus. Sì. Ricordiamo, presenterà gli Oscar Amadeus. Vabbè. No, non è così. Tra pochissimi giorni. Detto ciò. Il post di oggi di taglio, chiaramente nardiano, lo legge Paolo Rocchetti. A Santon, Bruno Perez, Zappacosta ancora out e Spinazzola. La Roma è ben coperta a destra o no? No. Partiamo con aspetta un attimo. Posso dire la mia? No. C'è Marco Centofanti che ci scrive. No, Centolani e lo legge Paolo Rocchetti in bresciano. Tutti a lamentarsi dimenticando la pochezza di Florenzi nel ruolo di terzino. Puta. Senza fisico e freschezza. Stessa cosa con Kolarov. Nel ruolo non te lo puoi permettere. Va bene una rivoluzione lì. Questo sembra Veneto però. Va pensata. Beh, comunque c'è un po' di pensata una rivoluzione. È Veneto. Però da oggi poi è Veneto. Però quelle zone sono abbastanza vicine fra loro, quindi più o meno si avvicina. A proposito di pecore, vacche, c'è Fabio Granaroli. Stai dando della vacca. No, c'è il latte di Fabio. Okay. Fabio. No, aspetta, quello è Boccabella che poi ricorrerà nella super classifica posta. Buongiorno ragazzacci, sto bestemmiando anche in cinese. Beh, non si fa. Insomma, occhio ai cinesi in questo periodo. È un problema, sono tutti inaffidabili, da Santon, Bruno Perez, Zappacosta, Spinazzola. Quindi con pochi euro prendevo subito Barreca e Darmian. Li avreste presi? Tutti e due? Darmian è un evergreen, ragazzi. Darmian, sì. 2008 che lo accostano alla Roma, più o meno. Quindi. Riccardo Ferroni cita Inzaghi e dice... Piazza! Che ansia. Non lo ha urlato così, ha detto a me spiace, se poi possiamo, vabbè. Sentirsi coperti da Santon, Spinazzola e Bruno Perez è una follia. Andrea Policarpo, al quale è stata intitolata anche una chiesa nella zona di Superbus. Appena passato a Napoli, ricordiamo. Sì. No, quello è Politano. A gennaio abbiamo perso Zaniolo, Diavara e Florenzi. Per me siamo indeboliti perché i tre ragazzini presi non so quanto possano spostare. Riccardo Ferroni scrive a me spiace, di nuovo, pensate, per due volte. Sì, cioè, è scritto due volte. Volevo, sì. Dario Guglietta, attenzione, le cui forme affascinano tutti i nostri ascoltatori, scrive: visto che Zappacosta è ancora indisponibile, Spinazzola non si trova benissimo a destra, io un altro lo prenderei. Angelo Boccabella. Può bastare, grazie. Buongiorno ragazzi, dispiaciuto in parte per la partenza di Florenzi, in parte perché secondo me non era più l'esterno basso precedente agli infortuni. Secondo me non siamo molto coperti vista la fragilità muscolare e non solo degli attuali giocatori. Santon stesso aveva i crampi nel derby. Scusa, un po' che non sento la spada laser di Rocchetti. Mi mancava, scusa. Grazie. Prego. Ci colleghiamo dall'isola d'Elba da Emiliano Pulvirenti. Ecco, Giacomon mattina pronte per snocciolare. Sì. Il hai svelato dov'è? All'isola d'Elba? Sì, abbiamo scoperto. Lo pensa te. Ecco, che bello. Sono all'isola d'Elba. Dov'è? Scusi. Peccato perché è bellissimo. Sono in una zona misteriosa. Sì, può anche dircelo. A sviluppare determinati traffici nell'ambito della massima legalità istituzionale. Ho avuto paura. Può limitarsi Pulvirenti a leggere il commento. Sarebbe carino. Per
il livello del nostro campionato non vorrei essere interrotto durante la mia deposizione, sta a casa nostra, quindi con calma e per piacere, se no se ne torna a mangiarsi scusa, commento calcio, non è un processo, ho confuso il momento storico. Dicevo, per il livello del nostro campionato, signor giudice, e per il livello non c'entra nulla. Ma no, è vero, ma no. Che dramma, ragazzi. E niente, sono in crisi di risate, quindi possiamo andare avanti. Per il livello del nostro campionato e per il livello della rosa attuale, assolutamente sì. Ecco, e così la chiuderei, perché Pulvirenti nel frattempo è stato finito, portato via, non so da chi. Sì, esatto, finito. È già in galera. No, volevo dire, l'hanno portato via, si è interrotto il collegamento. Domani vedremo di ristabilirlo in qualche modo, ci proveremo. C'è un piccolo problemino. Ci sentiamo dopo. Abbiamo perso il dottor Pulvirenti. Allora, andiamo. Macello, ai commenti rabbiosi di quest'oggi. Cristiano Fulli, che dramma. Abbiamo ceduto Luca Pellegrini, mandato via Florenzi come fosse una scarpa vecchia, rinnovato a Kolarov a 35 anni, ci siamo ripresi quel pippone di Bruno Perez. A 34, perché doveva sempre aumentare gli anni ai calciatori? È questa una programmazione seria, chiede Cristiano Fulli. Attenzione, c'è un commento durissimo da parte di Ramon Verdeco. Chi è? Scrive: Rocchetti, lasciami stare, basta contattarmes per le tue smentite. No, gli avevo chiesto una cosa ieri. La dura reazione di Ramon. Questo è il duro attacco di Monci. Lo saluto il direttore. Andiamo a leggere il commento di Alessandro Francia. Mi sarei tenuto stretto, Florenzi, tra mezzi giocatori e giocatori mezzi rotti. Ma questo è il commento di Alessandro Francia. Complimenti per questo momento. Un saluto alla Francia. Grazie. Io saluto Alessandro invece. Daniele Cimino risponde: la Roma è scoperta di cervello, purtroppo. E la mister chiede due acquisti e invece gli cedono un calciatore di Serie A comprando tre primavera. Una vergogna. Io voglio fare i complimenti a Alessandro Francia perché ci sta scrivendo durante un suo corso. Ricordiamo, in questo momento è un corso. Corso Alessio, Francia, ricordiamo, salutiamo. Stavi tanto bene nell'imitazione dei Pulvirenti. Il mo' ha detto sta boiata. Marco Lozzi è molto gentile. Scrive: se tutta la rosa avesse la qualità dei terzini, si andrebbe dritti in Serie B. Quindi l'estrema fiducia di Marco Lozzi, di cui sentiamo un attimo il verso. Pippu, ricordiamo, slap addirittura. Cosa slap? Slap. Ma che cosa slap? Cosa? Andiamo ai commenti ironici. Allora, il primo va interpretato perché Gianluca Domenici risponde: Perez su Boga sabato. No, speriamo di no. È dai. Un'indicazione, un no, consiglio, no, speriamo un allarme. Speriamo nulla. Va bene. Perché dobbiamo paurissima fin da oggi, no? Sandro Casa scrive: buongiorno, ben svegliati? Io no. Vabbè, ci dispiace Sandro Casa. L'importante è tu abbiamo casa. Ci scrive nel sonno, quindi. Sì. Che è? Ma eccola. No. Chiedi, è una domanda. Chiedi, già un no. Se Boga andasse al Palermo, sarebbe Boga di rosa? Temo di no, rimarrebbe Boga, credo. Chiedo scusa. Uno cambia nome in base al club in cui va. Scusa, vabbè. Lorenzo Paniccia. Che sconforto. Giustamente risponde: ancora con questa dietrologia faziosa, il concetto di destra e sinistra ormai è passato, ormai il futuro è la linea verde ambientalista. Per questo prendiamo 15 anni a prescindere da cosa facciamo nella vita. Buona giornata e forza Roma. Sono d'accordo, lo cantava anche Gabber in destra e sinistra. Sì, basta. Lo cantava ormai 20 anni fa, quindi voglio dire, no? Quindi basta. Enrico Monchon li ho portati. Io. No, non è vero, ah, Brunetto no. Lo ha portato Sabatini. Sì. Sant'Anna sì. Il modo per lasciarsi al meglio con la tifoseria. Ma manca fantastico peraltro. Valentino Cataratta e Cizzo risponde: la corsia di testa del reparto Crociati di Villa Stuart è copertissima. Chiudiamo anche oggi con il commento leggendario di Marino De Mare. Leggendario. Che oggi tra l'altro ci mancava. No.
Oggi tanto tira in ballo un personaggio già importante della nostra trasmissione, ma va sì, bene. Allora, sì, proprio lui. Marino scrive: ascolto con obsoleto interesse il ritorno di Riccardo, oggi davvero inebriante, alla stregua di Mauro Spina al rullante. Oggi non è. Ma ti distrai? Io no. Sei inebriante. Cognac a colazione. Vabbè, io inebrio gli altri. Inebri io sto. Gli altri. Non okay. Si può non notare la versatilità di Alessio, che come un Nestor Meridionalis si destreggia fin da quando la giornata albeggia. Attenzione, perché il Nestor Meridionalis ce lo racconta il maestro Alberto Sosidi. Il io leggo, non è che posso. Caso incredibile. Non ci credo, ragazzi. Io leggo, Come è possibile? Il caca. Ma come? Detto Nestor Meridionalis, sì. È un uccellino, sì. Della famiglia degli Strifoidero. No, strigopidi. Endemico della Nuova Zelanda. Ecco, fine. Basta, ragazzi, basta questo. C'è un uccello che si chiama Nestor, che si chiama caca. Si io chiama non, caca. Non ho parole. È vero, è un dato scientifico. Guarda, vabbè, possiamo abbassare quella caricatura terrificante. Sto mostrando anche. Sì. Ai nostri colleghi. A tutti, deve farlo vedere a tutti il tuo ritratto di questa mattina. Bullizzato ovunque, comunque ringrazio. È più bello, infatti gli ho fatto un favore. Ringrazio. Lui si lamenta, ma in realtà gli ho fatto un favore. Ringrazio. Una delle poche foto venute bene. Ringrazio tutti coloro che come ogni giorno hanno collaborato alla stesura di questa incredibile classifica. Ringrazio Alessio, Valentina, ma soprattutto il nostro esperto di calciomercato. Ciao Paolo, Paolo grazie. Chetti. Grazie a voi ragazzi. Paolo, grazie mille. Domani, buona Milano. Domani ci racconti domani tutto, Milano, tutto. Eccoci ragazzi, ultimi minuti in nostra compagnia, andiamo a fare festa. Compleanno Mirko! Maria sigla! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Terribile! Partiamo con il nome di un grande giornalista storico, volto importantissimo della RAI, della televisione italiana in generale, conduttore televisivo. No, non sta messo no, così, sta svegliato, lasciatelo perdere. Anche autore televisivo italiano, ha iniziato con Gianni Brera, poi negli anni, insomma. Lo ricordo a quelli che è il calcio. Io l'ho adorato la Confazio, quello è stato il mio quelli che è il calcio. Firma importantissima del calcio, ma anche dello spettacolo. Tanti auguri a Marino Bartoletti. Bruno, vogliamo ricordare che la sua ultima apparizione a Sanremo del 2007 con una canzone bellissima, Forever per sempre, cantata in coppia con Gianni Bella, sì, a cui dobbiamo mandare una carezza e un bacio, perché sicuramente si sta guardando. E sentiamo ovviamente. Tanti auguri a tutti, sono pronto a rimettermi in carreggiata. Sì. Spero di portare la Salernitana ai mondiali. Anche un grandissimo esperto di musica del mondo. Beh, dello spettacolo. Come no, ovviamente, insomma, persona, diciamo, una sorta di antenato di Riccardo Cotomaccio. E infatti voglio diventare l'erede di diciamo, Marino Bartoletti. Vabbè, sai okay. Che ti ci vedo bene? Con lo stesso baffo? Ah, sì, esatto. Anche pastroniato un sacco Bartoletti nella sua vita. Più di me, indubbiamente. Beh, quello sì. Bartoletti. Auguri a un grande attore, due volte premio Oscar per Gli Spietati, una volta sicuramente per la seconda, non ricordo bene. Ammazza, ma fa. Che cosa? Fa beh, una bella cifra, ragazzi. Beh, aumenta tanto, ne è grande. 90 ragazzi, anni. Grande, grande. Per colui che fa 90 anni fa. Ha anche interpretato l'ex Luthor nel primissimo Superman. Penso. Quindi, tanti auguri a Gene Hackman. 90 anni, Gene Hackman. A ridillo. Vabbè, basta. Ma dicendo, ma sai quanti ne fa? Il braccio violento della Luthor. Questa è la straordinaria colonna sonora di John Williams per il primo Superman. Immaginate Alessio Nardo volare in cielo con questa colonna sonora. Chiudete gli occhi e immaginate Nardo che vola. Nardo, sì. Un forabò. Non è scusa, non è con bulla. C'è quantomeno confusione comunque. Nighting Jeep City. Bruno Alvaro Oliveira! Lobotka! Kuluseski! Auguri, chiudi di tu, basta, ancora sta Mazzaretta. Scusate. Ho preparato dei gustosi cotomacci alla crema. Io non so se Bonocore ha preparato quel contributo, ma secondo me si può capire il nome di quello che compie gli anni semplicemente da un attacco di batteria. Fa 90 anni anche lui, credibile. No, lui, scusami. Vabbè, allora facciamoli a lui, scusa. No. Vabbè, questa è la colonna sonora di Hans Zimmer Cavaliere Oscuro. Che poi mandiamo sempre questa per qualsiasi cosa di cui parlate. Non è vero, Zimmer. Non è vero. Allora. Auguri Christian Bale, attore clamoroso, ragazzi. Ha fatto Batman, ma tantissimi film di straordinaria importanza. Che è?
No, un momento di riuscire. Ricordiamo tra i quali anche The Fighter, il Cavaliere Oscuro, l'apparenza inganna American Hustle, la grande scommessa, anche Le Mans, l'ultimo film candidato anche all'Oscar, in cui viene raccontata la storia, la rivalità tra Ford e Ferrari, che è... No, non è contenta la Gadoni, voleva un altro contributo. Auguri a Christian Bale. No, mi sono dimenticato di fare auguri. Mi sono dimenticato auguri. Che disastro, che disastro. Dicevo, per capire il suo nome basta mandare l'attacco di batteria del suo miglior brano. Giorno che avete capito, c'è che abbiamo qualcosa pure nei vostri compleanni, eh? Vediamo. Sentiamo. Vabbè. Sentiamo. Allora, ti ha rosicato buon odore. Vediamo. Sentiamo. Esatto, questo è il brano. Dai. E io mi alzo. Ma cioè, tu non l'avevi preparato sto contributo, Mirko? No, è che è poverino, è che è confuso, non è che ti fa gli agguati, buono cosa. Poverino cosa? Tu. Vabbè, auguri. Sentiamo la cantata da Alessio Nardo. Sì, ma il testo almeno leggilo, scusa. Vabbè, auguri Phil. Auguri al cantautore, polistrumentista e attore britannico, noto sia come solista che come componente dello storico gruppo dei Genesis, Phil Collins. Fa degli auguri a tutti, anche a questa demera che io comprai nel 1918.